up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get high with a little help from my friends. I get high with a little help. Il BIP è un concorso di interaction design basato quindi sulle arti digitali, che cerca in qualche modo di andare a coinvolgere quella che è la creatività dei giovani artisti. L'interaction design ha come base fondamentale quella per l'appunto di cambiare la qualità dell'esperienza, di creare un grado di interazione che non sia semplicemente la fruizione unidirezionale, ma di permettere all'utente, il fruitore finale, di interagire con determinati tipi di sistemi e, diciamo, per l'appunto dargli un grado di esperienza elevato che possa coinvolgerlo a 360 gradi o che possa migliorare i piccoli problemi quotidiani. I progetti che hanno partecipato quest'anno sono stati oltre 30, ne sono stati selezionati per l'appunto 4. Il primo classificato è l'interactive game di Anis Saraci, un ragazzo albanese che studia allo UAV. Diciamo, è un sistema che si basa su una sorta di riproduzione dello Snake che siamo abituati a fruire sul telefonino. La cosa particolare è che, grazie al body tracking, questo sistema può essere fruito tramite movimenti del corpo. Div Naivic e Manuel Buscemi, ragazzi di Interactive Freedom, hanno portato un progetto bellissimo chiamato Seeds of Digitalism. Diciamo, viene strutturato in modo tale che una persona sia in grado di far crescere un fiore digitale, per l'appunto, cercando di crescerlo proprio come si farebbe nella realtà. Il nostro di Interaction Factory si chiama Rising, un gioco. Noi ci siamo basati molto sul ludico, abbiamo cercato di dare modo al nostro utente di vedere come l'energia corporea possa in qualche modo essere trasformata in energia luminosa grazie al movimento. Consiste in una matrice di LED che permetterà di creare un gioco in cui si cercherà di tirar su due palline con l'aria, creando un vincitore e ovviamente un povero sconfitto, e dando anche la possibilità di rendersi conto di questa intensità sia grazie per l'appunto agli effetti luminosi che grazie all'uso del suono. Ma io sono un professionista, è due mesi che ci sballoni però. Il rapporto tra il design e la musica è sempre stato molto forte. Ci rendiamo conto che il design diventa parte interattiva della musica, quindi penso che non si potrebbe stare meglio. Poi qua ci siamo sentiti come a casa, quindi è la cosa più bella che poteva capitare.